Ciao, benvenuto a questo primo video di oggi. Qui ti parlo dell'uso appunto del concetto del minimalismo tipico del dolore e del piacere in musica. Si tratta della semplice idea e concetto appunto di utilizzare al massimo l'estremo della ripetizione che porta alla ripetizione dal piacere al dolore, alla noia, detta in composizione, che appunto quell'emozione di oh, dammi qualcosa di diverso, dammi qualcosa di diverso da questa sequenza. Cambia, cambia, cambia la sequenza. E appunto si dà una nuova sequenza, e poi di nuovo la ripetizione estrema. Poi oh, ancora voglio qualcosa di nuovo. Si tratta proprio del concetto di dare e togliere, dare e togliere, dare e togliere. Piacere e dolore. E quindi trance, quello che in minimalismo viene definito trance, proprio che a un certo punto si rimane avvolti in un ciclo proprio che quasi sospeso, privo, assente di te. Bene, si tratta di utilizzare tre tipi di scale. Di usare innanzitutto la prima scala, che è quella appunto, la prima scala che puoi utilizzare in qualsiasi posizione, in intensità molto basse, dare il senso di serenità e piacere, tranquillità. Usare una scala maggiore, in Do, classica scala ionica in maggiore. Bene, questa è la prima scala che puoi utilizzare. E la suoni qualsiasi ottava che vuoi, l'importante è che suoni intensità bassa per dare lo stato emozionale di pace, serenità e tranquillità, che appunto con l'uso in intensità solare è quello definito il pianissimo. Poi passi a usare la scala cromatica, tutti i 12 semitoni, questa volta la suoni dove ti pare, sempre, usando qualsiasi ottava, questa volta ha un ritmo più sostenuto e ha un volume più sostenuto in mezzo, quello definito mezzo piano, mezzo forte, mezzo piano in intensità sonora, dando l'idea dello stato emozionale, questa volta di che cosa? Di piacere, questa volta di gioia e allegria, appunto. E poi per concludere usi la terza scala, che in questo caso la scala pentafonica, la più dolce di tutte perché non possiede semitoni, ma solo un tono tra una nota e l'altra, per dire. Possiede semitoni, che è appunto la scala eolica, classica scala minore, pentatonica della scala di Do eolico, dove praticamente fa 5 note a scala minore, classica appunto della musica asiatica, per dire. Bene, e questa volta usi un fortissimo in composizione, quella che usa Verdi e Wagner, appunto Richard Wagner e Giuseppe Verdi, appunto il forte forte fortissimo, che appunto è in intensità sonora, è definito così perché proprio è il massimo dell'intensità. Questa volta la dimensione che vai a prendere è quella dell'euforia, della massima euforia e entusiasmo massimo che puoi raggiungere. Bene, come fare a ripetere? Per concludere il discorso, per ripetere, fare le ripetizioni, usi un continua a ripetere al ciclo di 2 o 3 minuti, in modo da ripetere continuamente la scala. Ciao, possiamo venire!